Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo era la festa della Befana e ho pensato di fare un tutorial dove vi ho realizzato sacchettino e porta caramelle o porta letterina, quello che volete. Di caramelle non è che ce ne entrano molto perché è un'idea piccolina. Nell'info box trovate il link per scaricare la carta modello. Poi voi potete sbizzarrirvi a farlo poi ritoccandolo una volta stampato. Apriamo Illustrator e apriamo la carta modello che io vi ho realizzato. Chiamiamola salva con nome e gli date un nome a vostro piacimento. No? Allora ricordatevi che questi sono i punti colla. Quindi una volta chiuso, questi punti colla andranno a incollarsi su queste facciate. Ok, iniziamo a farlo di un colore. Ok, prendiamo lo strumento rettangolo e andiamo a realizzare delle linee in questo modo. Togliamo la traccia, ok, andiamo sulla freccia nera e qui su trasforma e mettiamo il punto di riferimento a sinistra e lo facciamo uno in questo modo. Premiamo invio da tastiera e premiamo 1 e qua 0 e facciamo copia e lo copiamo per più volte. Ecco qui. Ok, adesso cominciamo a creare dei vari colori e facciamo tutti i colori un po' più chiari, vedete? Quindi stessa cosa anche per il verde e facciamo uno sì e uno no, quindi questo facciamo celeste. E questo qui uguale a qui, in modo che questi due verdi racchiudono il disegno. Ok, adesso ci selezioniamo tutto quanto premendo Shift e premiamo mela. Ok, lo portiamo sotto, gli togliamo, prendiamo la freccia bianca e togliamo, vedete, il riempimento, in modo che riusciamo a vedere come è fatta il nostro sacchettino. Ok, adesso questa è la facciata del retro, quindi che cosa facciamo? Andiamo a prenderci un cerchio, qui premiamo Shift da tastiera e lo mettiamo in questo modo. Prendiamo la freccia bianca e ci andiamo a selezionare, prendiamo questo e ci andiamo a metterci tutti il centro. Ok. Andiamo a posizionarlo ben centrato. Ok, togliamo la traccia e lo facciamo di colore bianco. Ecco qui. Ora facciamo mela C, mela B, rimpiccioliamo, tasto destro, porta in primo piano. Andiamo qui sulla traccia e andiamo a mettere un 1%. Linea tratteggiata, facciamo 4, 4, 4, 4. Ecco qui, vedete già abbiamo fatto questo effetto linea tratteggiata. Andiamo qui sul verde e qui andiamo a mettere un verde, il rosa. Andiamo qui, vedete, prendiamo il contagocce e riempiamo. Ok, facciamo la traccia più spessa e qui facciamo stessa cosa, gli diamo il verde più scuro. Ecco fatto, vedete, abbiamo realizzato intanto la parte di dietro. Ok, prendiamo la T di testo e scriviamo per chi è. Quindi scriviamo per te. Prendiamo questo, lo ingrandiamo e lo portiamo qui al centro. Andiamo a sceglierci un carattere. Ok, mettiamo qui il testo centrato e ingrandiamo. Andiamo di un altro colore, lo mettiamo in blu in questo modo, poi facciamo mela C, mela B e qui mettiamo un grigio e ci spostiamo, vedete, in questo modo per realizzare l'ombra. Ok, per finire prendiamo la freccia bianca e tutto questo e andiamo a realizzare, vedete, le chiusure. Prendiamo questo e facciamo la chiusura. Ok, adesso selezioniamo tutto e lo ruotiamo.
e questa parte è anche la parte che comunque andrà chiusa. Quindi cosa facciamo? Selezioniamoci questo, mela C, mela B, tasto destro, ordina porta in primo piano. Rimpiccioliamo in questo modo, prendiamo la penna e cancelliamo, vedete, questa parte centrata. Prendiamo questo e andiamo a chiudere il nostro disegno. Ok, prendiamo qui e questo lo portiamo un po' più giù e lo facciamo diventare di questo colore. Andiamo qui e abbassiamo un po' l'opacità. Andiamo qui sulla traccia e gli diamo 1, il colore gli diamo verde, su traccia rimettiamo linea tratteggiata e automaticamente lui ci ha visto, vedete, la linea tratteggiata. Ok, andiamo qui e abbassiamo questa opacità e qui possiamo scrivere una frase, un sacchettino pieno di caramelle. Io ci scrivo questo, poi voi potete scriverci qualunque frase. La ruotiamo in questo modo, bianca, mela C, mela B, ci spostiamo e andiamo a mettere un grigio più scuro. Selezioniamo tutto quanto, ruotiamo e con questo spero che il tutorial vi sia piaciuto e questa può essere una semplicissima idea di portacaramelle utile per la Befana o per qualunque altro evento, e potete metterci anche un bigliettino. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!